Non so se, spero non si senta la musica nel video, aspetta che vado ad abbassarla un attimo e rieccola che dondola. Beh, che dire, sto sfornando la Angel Cake qua in sala da tè. Ho sfornato una torta. Opa! Beh, che dire. Se non l'avete mai provata, ragazzi, sta torta dovete farla o mangiarla se ne avete l'occasione. Per chi non conoscesse l'Angel Cake, è un dolce chiamato anche panettone inglese. Un attimo che mi lavo le mani e poi vado avanti, eh. Mi sentivo persa e abbandonata senza di voi, quindi ho cambiato visuale assieme al cambiamento di posto mio. Sto lavando la teglia, così dopo ve la faccio vedere. Dicevo che per chi non la conosce, questo dolce si chiama Angel Cake. È un dolce che, se non erro, è stato inventato in Inghilterra ed è chiamato infatti anche panettone inglese proprio per il fatto che per cuocerla non bisogna imburrare, infarinare la teglia, va messo proprio l'impasto dentro così com'è allo stampo che adesso vi faccio vedere appena l'ho pulito e va fatto raffreddare a testa in giù proprio come un panettone. Ed è molto particolare come cosa, perché non c'è, io sappia, nessun altro dolce o quasi che vada raffreddato così. È leggerissimo, gli ingredienti sono pochissimi e molto semplici. Somiglia alla chiffon cake, ma non è la chiffon cake. Tantissimi quando la vedono mi dicono: "Ah, ma è la chiffon cake!" No, non è la chiffon cake. È la Angel Cake, è simile ma ha molti meno ingredienti. È fatta solamente con albumi montati a neve con lo zucchero un po' tipo meringa. Poi c'è, fatemi pensare perché sto anche facendo qua. Poi ci vanno, a parte insomma, gli aromi che qua li mettiamo tutti naturali gli aromi. Tutte cose naturali tipo succo di limone, ci va un po' di lievito, cremor tartaro, non lievito, cioè ossia meglio cremor tartaro per questo, e pochissima farina, quindi gli ingredienti principali alla fine sono 4: albumi d'uovo, zucchero, lievito e farina in quantità davvero minima. Farla diventare molto leggera. Io sappia nella chiffon cake ci sono anche l'olio di semi e non so che cos'altro, ci sono molti più ingredienti. E dicevo che questo è lo stampo tipo ciambellone ma a tre piedini, questi qua, che praticamente aiutano la ciambella a stare su quando è capotata, quando è così. Adesso vediamo, ecco, quando è così, resta su, praticamente, e questa parte in mezzo si stacca, non va attaccata, non ha nessuna cerniera dentro né niente, va semplicemente appoggiata e gli si mette dentro il suo impasto e poi si cuoce così com'è. Quando poi è pronto si mette a testa in giù. E poi si stacca da sola in modo naturale mentre si raffredda. Viene giù da sola stando a testa in giù. Io non glielo lascio fare perché la mia tortiera ha preso qualche botta e non sta più dritta come dovrebbe stare. È un po' voltata, per cui se la metto a testa in giù e lascio che si stacchi da sola, la torta fa e si botta e dopo è tutta storta. Allora gli metto qualcosa in mezzo in modo che stia su e poi la taglio io, il taglio i bordi e la stacco, come avete visto, come in teoria mi avete visto fare all'inizio del video. Il risultato
questa torta sofficissima. Staccati. Così soffice che se io la schiaccio, lei torna su. È bellissima! Davvero bella, davvero buonissima. Bisogna solo provarla. È una bomba. Vi avvicino. Scusate. Questa è l'angel cake. Fofficissima. Dovete provarla. Adesso sia un po' dove i punti più chiari, perché dove sono passata col coltello, ma non posso fare altrimenti. Vi risistemo e vado avanti col mio lavoro. Che dire? Ieri ho avuto un sacco di gente qua, ho lavorato tanto, ieri c'era anche una mia collega che mi dava una mano, meno male perché da sola avrei dovuto veramente correre e anzi non sarei neanche riuscita a fare il resto del mio lavoro che consiste nel fare i dolci. Ieri mattina ne ho iniziati due ma non sono riuscita a cuocerli perché abbiamo avuto gente, ho solo preparato gli ingredienti e ieri pomeriggio quindi li ho dovuti cuocere, no? Aspetta che vediamo se riesco ad alzarli un pochino senza capotarvi. Ecco, senza, dicevo, cuocere gli impasti. È pomeriggio quindi ho preparato gli impasti, ho fatto questo impasto e ho fatto la tenerina, un'altra torta al cioccolato, non so se la conoscete. E per fortuna che c'era la mia collega perché così sono riuscita a fare anche quelle due torte lì, perché se no, ciaone, dovevo ancora farle. Sistemo e la metto davanti in modo che venga vista e mangiata. È il turno della tenerina. Aspetta che metto via questo prima. Ecco, tenerina pronta, dovrebbe essere già un po' staccata dai bordi, perché è brava lei. E lei è la tenerina, taglio un po' i bordi così si vede meglio. E anche questa è una torta buonissima. Per chi non la conoscesse, è una torta, un dolce fatto al cioccolato, col cioccolato però non col cacao, ma proprio con la tavoletta di cioccolato fondente. Se voleste provarla, vi do un piccolo consiglio: se non vi piace il cioccolato fondente, siccome però ci va perché comunque se no snoia, se è tutto se usate un cioccolato magari solo al latte, potete fare metà al latte e metà fondente, metà al latte e metà fondente, se magari solo al latte vi snoia, dicevo. Bianca non lo so, io ho avuto un piccolo trauma una volta con la cioccolata bianca, vi saluto tra poco. Ecco, a posto, è venuta una cliente e suo figlio fatalità vuole una fettina di torta tenerina, questa di cui vi stavo parlando. È una torta, dicevo, che si fa con il cioccolato fondente o anche quello al latte, volendo. Ed è anche lei sofficissima perché le uova che vanno dentro io le monto, cioè monto sia i bianchi che i rossi, così anche se non ha il lievito viene ancora più soffice e un pochino più alta, perché non ha lievito, perché dovrebbe venire come un brownie praticamente. E si è rotta la punta, grazie. Viene un po' come un brownie, quindi dentro sembra leggermente cruda, ma è normale. Ed è buonissima. È super cioccolatosa. Anche qua servono pochissimi ingredienti.
cioccolato fondente, un po' di burro che qua usiamo senza lattosio perché i dolci di qua li faccio senza lattosio. E poi c'è un po' di farina, ma anche qua ne va pochissima, tipo un cucchiaio o due di farina. E cosa? Uova, farina, zucchero e burro, basta. È molto molto semplice. A tra poco. Beh, direi che non ho altro da aggiungere per il momento. Farò un altro pezzo di video dove vi faccio vedere un altro dolce che faccio. Se vi interessa saperlo, scusate, questo non c'entrava. Se vi interessa vedere come continua la prossima parte di video, non vi resta che guardare questo, mettere un bel like, condividerlo e fatemi sapere se vi piacciono i video qua in sala da tè dove vi faccio vedere che cosa faccio. Stavo pensando magari di fare un video magari anche mentre lavoro, però insomma bisogna vedere come fare. Ma intanto se vi possono piacere così mentre faccio qualche dolcetto o mentre vi spiego qualcosina, fatemi sapere che se riesco ne faccio qualcuno in più, quando riesco. E basta, non mi resta che salutarvi e ciaone! Ciao a tutti, fate i bravi!